Come diventare più ricchi? Evita queste 7 decisioni sbagliate grazie alla finanza personale. Utilizzo la parola ricchi perché con YouTube in questo modo forse il mio video verrà visto da più persone. Non mi piace però in generale definire ricco, povero, poi ognuno ha una sua definizione di ricco, povero. E, anzi, fammi sapere tu in un commento. Che cos'è per te essere ricco? Io sono Giusy, trainer di autonomia finanziaria e in questi video ti parlo di educazione finanziaria perché il mio obiettivo è rendere più facile concetti complessi e renderti più consapevole in merito ai soldi. Se ti iscrivi per un anno, pagherai solo 19,99 euro al mese. Abbonamenti. Chi non ha mai fatto un abbonamento e poi non lo ha utilizzato? È vero, molte volte è conveniente fare un abbonamento, però dobbiamo sapere effettivamente se ci conviene fare un abbonamento e se lo sfrutteremo, come per esempio l'abbonamento in palestra e risaputo, presumo ci siano delle statistiche per cui una persona si iscrive per un anno in palestra, pensa di stare risparmiando, poi dopo 20 giorni incomincia ad andare sempre meno, poi il periodo estivo c'è caldo e non va in palestra, alla fine hai utilizzato il tuo abbonamento annuale se va bene per 5-6 mesi e quindi alla fine non è stato molto conveniente. Oltre a questa tipologia di abbonamenti, vi è anche un abbonamento mensile ricorrente, come per esempio quello a Netflix o altre piattaforme. E molte volte poi ci dimentichiamo di avere quell'abbonamento e di conseguenza continuiamo a pagare quei 7 euro, 9 euro al mese ogni singolo mese per tantissimi mesi senza usufruirne. Oltretutto, questo vale anche per altri servizi. Sommando tutto, sono almeno 20, 30, 50 euro al mese che spendiamo in abbonamenti e invece potremmo spendere per creare un pack. Ti cito qui da qualche parte il video sul pack, cioè un piano di accumulo capitale. In questo modo puoi accumulare, pensalo ok, come un abbonamento se ti piace di più. Anche piccole cifre, anche solo 50 euro al mese, 100 euro al mese e far rendere i tuoi risparmi senza dover investire grosse cifre in un'unica volta. Sono sicura che se ti dicessi sottoscrivi un pack domani mi dirai: ah, non so, Giusy, se ho quei 50, 100 euro, 200 euro disponibili al mese. Però quando ci fanno vedere quel fantastico abbonamento di 10, 20 euro al mese, poi un altro abbonamento di altre 20 euro, ci pensiamo un po' meno perché siamo più proiettati verso una felicità istantanea rispetto a una felicità futura e quindi vediamo come un qualcosa di assolutamente non evitabile quello di acquistare quell'abbonamento per esempio a Netflix, però vediamo come un qualcosa, vabbè, ci penserò domani, quello di investire i nostri soldi. Se poi vuoi un video in cui ti parlo di come creare il tuo piano di accumulo capitale in modo autonomo, scrivimi PAC autonomo in un commento. Solo per oggi tutto al 30%, solo per oggi per un acquisto paghi meno il 20%, se però acquisti due capi pagherai il secondo capo un altro 30% meno. Chi durante il periodo di saldi o periodi in cui alcuni negozi fanno delle promozioni particolari, non siamo stati tentati di acquistare qualcosa che poi nella realtà dei fatti non ci serviva, ma quando ci parlano di una promozione, il nostro cervello come se si attivasse e non può rinunciare a quell'offerta del momento. Quello che puoi fare per evitare di spendere soldi in qualcosa che non ti serve realmente e che poi dimenticherai di avere in fondo all'armadio è quello di scrivere effettivamente quello che ti serve e di andare solamente nei negozi ad acquistare quella specifica cosa, quello specifico vestito, senza guardare il resto o comunque senza
farti corrompere per acquistare il resto solo perché vi è una promozione in più, perché questo ti porta a spendere centinaia e centinaia di euro in più all'anno. Sono sincera, a volte potrebbe essere molto più conveniente acquistare in un periodo in cui non vi sono i saldi, però acquistare quell'unica cosa, quelle poche cose che ti servono davvero. Invece i saldi portano molte volte a spendere di più, e quindi anche se le cose costano meno, però alla fine lo scontrino finale è più alto. Possedere una carta di credito non ti dà delle opzioni in più, perché oggi puoi spendere quei soldi che non hai, ti sta togliendo dei soldi tuoi futuri, perché paghi degli interessi su quello che ti viene tra virgolette prestato oggi. Quindi una cosa da fare è quella di o non possedere una carta di credito, o possederla solamente se la utilizzi solo se hai i tuoi soldi e solo quando c'è un'effettiva necessità, perché magari per prendere un'auto a noleggio in una città mentre sei in vacanza vogliono la tua carta di credito e quindi la utilizzi solo in situazioni particolari. Se però non sai poi contenere i tuoi acquisti, allora è meglio eliminare e cestinare la tua carta di credito. Il tuo portafoglio mi ringrazierà. I finanziamenti sono solo qualcosa che ti permette di acquistare qualcosa che non potresti acquistare, perché se veramente vuoi quel cellulare o un altro computer o una nuova auto, puoi sempre risparmiare prima di chiedere il finanziamento. Solo che anche in questo caso siamo sempre più portati a dire sì a un finanziamento che a risparmiare quei soldi in precedenza ed evitare così di pagare tassi di interesse, il TAN, il TAEG, che ci portano a spendere molti più soldi. Quindi chiediamo un finanziamento di 1000 euro e poi ci costa 1200 euro, un finanziamento di 10.000 euro che ce ne costa 13.000. Quindi valuta se effettivamente non puoi aspettare qualche mese, qualche anno e permetterti successivamente, dopo che hai risparmiato, dopo che già hai soldi, quell'acquisto. Lo so, non è facile, però è un ragionamento che dovremmo incominciare a fare. Risparmiare almeno il 10-20% dello stipendio ogni singolo mese. Sapere una cifra esatta che devi risparmiare ogni singolo mese è necessario per riuscire effettivamente a risparmiare quella cifra. Se non sai effettivamente quanto devi risparmiare, andrà a finire che non risparmierai mai niente, perché ci sarà sempre qualche incombenza che ti porterà a spendere più soldi. Quindi che cosa puoi fare? Ovviamente ti racconto questo perché è quello che capita anche a me, e ti dico nella mia esperienza come io riesco a tra virgolette sopperire a questo problema. Quindi che cosa faccio io nella pratica? Definisco una cifra mensile da risparmiare, per esempio il 20% dello stipendio, e facciamo caso che siano, non so, 250 euro al mese, ok? Quindi tu sai in anticipo che devi risparmiare 250 euro. Se quel mese vuoi comprarti una maglietta in più, però hai già superato il tuo budget, allora l'acquisterai il mese successivo, ok? Bisogna prendere in considerazione ovviamente una cifra che è possibile risparmiare ogni singolo mese. Non riesci a risparmiare il 20% dello stipendio, va bene il 15%, va bene il 10%, inizia con 50 euro, però inizia, perché questo ti darà un modo di incominciare a risparmiare e ti farà capire meglio come gestire i tuoi soldi. Se non ti viene facile risparmiare, puoi anche dedicare un conto dedicato, quindi apri un conto corrente a zero spese, trovi qui da qualche parte un video che ho creato sui conti correnti a zero spese, e fare un accredito automatico dalla tua banca dove ricevi lo stipendio a questo conto a zero spese di quella cifra che vuoi risparmiare ogni singolo mese. Per rendere tutto più facile potresti definire anche un obiettivo
motivo per cui risparmi quei soldi, quindi per esempio creare il fondo di emergenza oppure creare il tuo fondo di emergenza una parte, un viaggio che desideri da tanto tempo. Io ovviamente non posso sapere i tuoi obiettivi, però in questo modo, avendo un obiettivo chiaro, uno o due obiettivi chiari, ti sarà più facile risparmiare. Quante volte verifichi effettivamente le tue spese mensili? Puoi iniziare prendendo i tuoi 3 estratti conti degli ultimi 3 mesi e verificare effettivamente le spese che si ripetono, le spese inutili, le spese che potresti tagliare, eliminare, ridurre, e avere tutto più chiaro, e poi darti un appuntamento fisso mensile e anche settimanale con i soldi. Lo so, bisogna farlo. Come andiamo dal medico, dovremmo avere tutti un appuntamento settimanale con i soldi e verificare se effettivamente le nostre previsioni di spesa le stiamo rispettando o meno. In questo modo sarà più facile risparmiare. Se non sappiamo dove vanno a finire i nostri soldi, sicuramente finiranno nel posto peggiore. Risparmiare soldi non è facile, ma è possibile. Spero che questo video ti sia stato utile. Lasciami anche solo un like, un grazie, un ciao, raccontami la tua esperienza in un commento, te ne sono grata, te non costa niente, ma a me aiuta tanto a far crescere il canale. Io ti mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!